Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Vai tu, coach? Sì, vai. Perché purtroppo i fatti accaduti e la meritata squalifica arrivata mi inducono a fare delle riflessioni ancora prima di parlare di pallacanestro, giocata che sarebbe la cosa migliore. In questa società ci sono delle persone che da anni, stanno lavorando e investendo energie e risorse per riportare la Fortitudo ad alto livello. C'è un gruppo di giocatori che sta faticando quotidianamente per riportare la Fortitudo ad alto livello e c'è il 99,95% di tifosi della Fortitudo che investono tempo e denaro non soltanto in casa ma anche in trasferta per venire a seguirci e a incitarci. Va bene. Allora, poi ci sono tre eroi che a partita finita alle spalle inseguono tre giocatori di Trieste che hanno fatto quello che hanno fatto i nostri, cioè rispettare il proprio mestiere, rispettare la maglia che indossano e giocare al meglio delle loro possibilità, e che alle spalle li colpiscono. Innanzitutto da un punto di vista di condizione, di stato, questi tre eroi che mandano a monte un lavoro di anni sono tecnicamente dei sopravvissuti, perché se invece di aver colpito alle spalle tre bravi ragazzi che io conosco di persona come Daniele Cavaliero, Andrea Pecile, Jordan Parks avessero colpito Roll Marshall o Keith Langford o Andrea o Premier o Dino Meneghin, in questo momento le loro famiglie celebrerebbero le esequie di questi tre eroi. Le esequie. Perché Roll Marshall si sarebbe girato e li avrebbe uccisi dopo essersi sentito colpito alle spalle dopo una partita persa nonostante l'avessero dominata per 37 minuti. Quindi tecnicamente questi tre eroi che colpiscono gli avversari, che sono sacri, tanto quanto sono sacri i nostri giocatori, i nostri avversari quando sono sul campo di basket sono sacri e non possono essere toccati. Così come noi non possiamo essere toccati a Trieste. È come se qualcuno pensasse di toccare qualcuno dei nostri a Trieste, se dovesse rimanere vivo dovrebbe considerarsi un sopravvissuto. Poi c'è una conseguenza, che nella migliore delle ipotesi, perché è chiaro che una gara 5 sfugge a qualsiasi tipo di pronostico, in caso di risultato positivo, invece di giocare una finale epica tra le mura amiche contro la Virtus Bologna, a causa di questi tre eroi che colpiscono gli avversari alle spalle, noi saremo costretti ad andare a giocare a Livorno, a Imola, a non lo so dove, con un danno enorme al nostro lavoro, al lavoro della società e alla passione dei 5.000 abbonati che ci hanno dato fiducia prima di cominciare la stagione. Mio figlio Francesco, al canestro di Leonardo, ha lesionato il braccio della nonna che gli sedeva a fianco. Si chiama Libera Rozier, ha 80 anni ed è uscita con un ematoma lungo tutta la bambina, perché mio figlio che ha 16 anni, quando ha segnato Candy, ha fatto una roba che non sa cosa ha fatto, ma l'ha colpita involontariamente. Allora l'invasione di campo a partita conclusa per festeggiare una vittoria insperata contro degli avversari di straordinaria qualità ci sta,
si prende una multa, si paga e si torna a casa. Ma aggredire alle spalle, da vigliacchi, tre avversari che hanno fatto il loro dovere sul campo fino all'ultimo, causando la squalifica del campo della nostra società per le due partite di finale, qualora andasse bene, oppure per le prime due del campionato di A2 dell'anno prossimo, è inqualificabile. E mi auguro che, DASPO o non DASPO, perché poi c'è un secondo aspetto, che adesso facciamo, questo è l'Italia, il motivo per il quale grandi allenatori da qui se ne sono andati, perché è un clima che non si può respirare più. Adesso non siamo civili contro incivili, ma siamo triestini contro bolognesi, o viceversa, cioè i detentori della civiltà contro i barbari. Allora vi racconto un episodio. Nel derby Udine-Trieste, giocato circa 2 mesi fa, sei delinquenti triestini sono stati beccati, uno perché ha tirato un bicchiere di birra addosso a un giocatore di Udine che tra l'altro aveva giocato con Trieste a terra, un altro perché si è messo a pisciare in mezzo al palazzo, sono stati beccati e hanno beccato il DASPO, come dovrebbero beccare il DASPO i tre eroi che hanno colpito i giocatori di Trieste alle spalle. Dopodiché c'è un altro dettaglio che vi racconto per la cronaca, per dirvi di quanto sia complicato il paese nel quale viviamo. Sapete chi è l'avvocato che difende i sei tifosi triestini, chiamiamoli tifosi, che hanno infangato il nome di Trieste e della Pallacanestro Trieste, tanto quanto questi tre eroi hanno infangato il nostro lavoro e il nostro nome, colpendo alle spalle tre giocatori di Trieste? Sapete chi è l'avvocato che li difende? Il presidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Adami di Udine, avvocato che è di Udine, fa il presidente del comitato regionale della FIP e nelle ore libere difende i sei delinquenti triestini che si sono beccati il DASPO, per dirvi di quanto questo paese sia complicato. E io, visto che cazzo non lo posso dire perché quelli ben educati si offendono, dico che sono profondamente infastidito. Perché noi stiamo lavorando per andare in A1 e il desiderio era quello di giocare le due gare di finale, magari le giocassimo, perché Trieste è un avversario degno, in casa nostra, dopo aver lavorato tutto l'anno. E invece, a causa di un gruppo limitatissimo di eroi che hanno colpito alle spalle tre giocatori triestini che avevano fatto soltanto il loro dovere, come hanno fatto il loro dovere i nostri, adesso noi dovremo andare a giocare a Verona o da qualche altra parte, qualora entrassimo in finale. Allora io mi auguro, indipendentemente dal fatto che le forze dell'ordine riescano, cosa che mi auguro, a beccare questi tre eroi, ai quali come pena sarebbe sufficiente farsi trovare Cavaliero, Pecile, Parks davanti e non dietro. Sarebbe, non occorrono tribunali, niente. Metti questi tre qua che hanno colpito Jordan Parks alle spalle, mettiglielo davanti, magari anche tutti e tre assieme, e vediamo cosa succede. Perché sono anni che stiamo lavorando per arrivare a questo obiettivo. E se dovessimo vincere con Trieste, giocheremo gara 3, gara 4 di finale contro Bologna da un'altra parte. E noi ci stiamo mettendo la vita qua, ogni giorno, per avere tre cazzoni, vigliacchi, che colpiscono gli avversari alle spalle. Questo è l'argomento numero uno, forse purtroppo il più importante. Dopodiché andiamo a giocare una partita che sfugge da ogni pronostico, perché è chiaro che gara 5 storicamente sfugge a ogni pronostico, in un clima che sarà molto acceso, nel quale mi auguro non succeda nulla, perché stiamo parlando di pallacanestro.
Di pallacanestro stiamo parlando, dove ognuno adesso sta recitando in questo teatrino la parte di quello che i poteri forti vogliono escluderci dalla Serie A. Poi c'è il mio amico Mario Ghiacci, col quale ho lavorato fianco a fianco, che viene accolto da questo afflato gandiano di non violenza quando viene a Bologna, ma non sento dirgli niente, non gli sento dire nulla quando paga la multa di 1.000 euro perché vengo insultato da gran parte del palazzo per 40 minuti di fila. Là non lo sento altrettanto coinvolto dall'afflato gandiano, ma questo fa tutto parte del teatro. La realtà è che ci sono due squadre di alto livello che si sono allenate duramente per arrivare fino a qui e che giocheranno tutte e due una partita di durissimo impatto fisico e mentale per cercare di andare a sfidare la Virtus in finale. Rispetto a questo, se Trieste ha la consapevolezza di averci messo sotto per 37 minuti con i suoi veterani, Cavaliero, Pecile, Cittadini, con i suoi due americani, con Baldasso, con Bossi, con Simioni, che stanno giocando una grande pallacanestro, loro hanno anche la consapevolezza, che è quella che abbiamo noi, a specchio, che 37 minuti di grande pallacanestro su più 16 non sono stati sufficienti a batterci. E allora è chiaro, come ho detto alla mia squadra, che abbiamo soltanto due strade davanti. Fermo restando che la letteratura sportiva dice che per vincere le finali bisogna perderle. Noi abbiamo fatto vedere ieri ai nostri giocatori i primi 8 minuti della partita contro Brescia, di gara 5, dove con la faccia del bambino solo nella foresta ci facevamo strappare la palla dalle mani di Moss, ci palleggiavamo la palla sul piede e facevamo tirare Alibegovic coi piedi a terra. È chiaro che se giocheremo così sarà giusto che Trieste vada in finale, perché vuol dire che noi non ce la saremmo meritata. Se invece giocheremo come abbiamo giocato tante altre volte, per esempio gli ultimi 3 minuti con Trieste, dove sul più 16 qualsiasi squadra del mondo si sarebbe arresa, noi no, le possibilità di andare in finale sono piuttosto alte. Se c'è qualcuno che deve chiedermi qualcosa, io sono qua. Oggi leggevo questa mattina un'intervista di Dalmason che diceva che questo ruolo, tra virgolette, ricordo le storie parole, di ospiti indesiderati, generava, caricava ulteriormente. Ecco, questo fa parte di tutto l'aspetto, diciamo, mediatico, e ognuno ha il diritto di dire quello che pensa. È chiaro che giustamente Eugenio, per caricare sulla sua squadra il suo pubblico, deve fargli sentire gli ospiti indesiderati. Io onestamente li reputo. Il recupero di una piazza come Trieste è stato un grande lavoro che dovrebbe essere completato non con la finale, con la promozione. Perché, apro e chiudo una parentesi, non voglio attirarmi, di solito una delle mie specialità in questi incontri con voi è di attirarmi sempre molti amici. Ma il giorno successivo alla mia conferenza stampa, il mio collega, che stimo molto perché è arrivato a una finale scudetto, io ci sono arrivato 15 anni fa, lui ci è arrivato quest'anno, che ha in tribuna Ortner e un altro americano di cui non conosco il nome, e 12 giocatori di alto livello, contro Trento, con la quale ha anche il vantaggio del fattore campo, che ha 7 giocatori perché 3 titolari sono infortunati, la prima domanda che gli hanno fatto è: ma allora chi pensa che sia favorita? Trento! Quindi, voglio dire, tutto questo fa parte delle strategie mediatiche abbastanza basiche, insomma, per aizzare il proprio pubblico, come se a Trieste avessero bisogno di sentirsi ospiti indesiderati per tifare per la propria squadra. Ma questo fa tutto parte, a me interessa il campo. A me interessa il campo. E so che se il campo ci respingerà, sarà giusto riprovarci, magari apportando delle modifiche. Se il campo ci premierà, credo che fin d'ora dico che saremo favoriti contro la Virtus. Così, a scanso di, come diceva un mio amico, a scanso di equinozi. Cicciarini come sta? Male. Perché, diciamo, abbiamo anche questo filo rosso che collega le ultime due stagioni, e cioè che arriviamo a degli appuntamenti importanti con un giocatore importante in condizioni fisiche piuttosto meno matte. Dicevo giustamente il mio collega e amico Stefano Comuzzo oggi che di solito 99 volte su 100, naturalmente senza augurare del male a nessuno, perché il desiderio sarebbe stato quello di arrivare a giocare questa partita come tutte le partite con gli organici al completo,
ma 99 volte su 100 quando un giocatore cade a due piedi sul piede di un altro si storge la caviglia, invece a noi si è rotto il piede, quello c'era sotto. Ma capita, cercheremo di fare ovviare anche a questo problema. Veramente in quel modo, quel tiro alla fine dà tanta carica, forse ancora di più che aveva vita. Ma è chiaro, è chiaro che, diciamo, vincerla in quel modo ti rende ancora più consapevole del fatto che tu dipenda molto dal tuo destino. Noi abbiamo fatto vedere oggi, diciamo, un film, due filmati alla squadra, uno era Dr. Jekyll e un altro era Mr. Hyde, cioè una squadra che per 30 minuti si fa strappare la palla dalle mani, che non prende un rimbalzo difensivo, che concede a Trieste dei tiri contestabili, e poi una squadra contro la quale negli ultimi 10 minuti non passa nulla e che anche a fronte di situazioni che avrebbero potuto ammazzare un toro, cioè Mancinelli che ruba una palla ad Aros, gli torna in mano, la prende, tira tre punti, fa canestro, lì ribadisco, io mi sono sentito trapassare il cuore. Però nonostante questo si vince. Allora qual è la consapevolezza? La consapevolezza, lo ribadisco, è che se giocheremo, se avremo nei confronti di questa partita lo stesso atteggiamento da cerbiati nella foresta che abbiamo avuto in gara 5 a Brescia l'anno scorso, sarà giusto che Trieste vada in finale. Se invece avremo la forza e il desiderio di andare a competere da favoriti contro la Virtus, allora è chiaro che la partita sarà diversa. Ma questo dipende molto dal nostro atteggiamento, oltre che dal valore di Trieste, che è una squadra costruita bene, rinforzata meglio e ben allenata, perché sennò non sarebbero qui. Cosa si prova a stare in campo o in panchina sentendo quei due boati nel finale? Ma vedi, purtroppo viene la percezione di quello che è successo, perché io in questi due giorni ho incontrato diversi tifosi Fortitudo che mi hanno addirittura detto: Matteo, possiamo anche non andare in finale, tanto noi siamo contenti lo stesso. Io un po' meno, ma insomma diciamo che viene sporcata dal gesto eroico di questi tre, quattro, perché è tutto, capisci? Cioè, il quadro perfetto era questa vittoria, la gente che entra in campo, che festeggia con i nostri giocatori, che lascia uscire i nostri avversari e che si rimanda a gara 5. Questo sarebbe stato la cosa perfetta. Invece abbiamo sempre tre eroi che vanno a colpire alle spalle i giocatori di Trieste. E questo rovina tutto. Rovina la vittoria, dà a chi ha sostenuto, colpito da afflato gandiano, che il clima a Bologna era pesante, gli dà motivo di aizzare ulteriormente le forze. Così siamo noi. E quindi ribadisco, io spero che quei tre là, anzitutto mi auguro che li becchino, mi auguro che si trovino davanti Parks da solo da qualche parte invece che alle spalle, prima cosa. La seconda cosa, mi auguro che li becchino. La terza cosa, mi auguro che se anche non dovesse arrivare il DASPO, se magari dovesse arrivare il DASPO e il presidente del comitato regionale Friuli Venezia Giulia dovesse difenderli e liberarli, mi auguro che quando le persone della Fortitudo, che hanno pagato il biglietto tutto l'anno per vedere la propria squadra, li vedano arrivare verso l'ingresso, li cacciano via pedate nel culo. Questo mi auguro, a calci nel culo. Perché quella cosa là ha rischiato fortemente di rovinare tre anni di lavoro. È chiaro? A calci nel culo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.